femminile in questa nuova puntata dedicata al concetto di sopravvivenza. Quando noi guardiamo la natura ci rendiamo conto che essa si è sviluppata in un ambiente, in una coordinata spazio-temporale altamente competitiva, in cui ogni elemento è in competizione con altri elementi. Questo significa che per poter sopravvivere a determinate condizioni ambientali, gli animali hanno dovuto sviluppare determinate caratteristiche che le hanno portati a rimanere in questa collocazione di catena alimentare in maniera stabile. A questo punto, all'interno del sistema competitivo, appare anche l'uomo. L'uomo base mantiene questo atteggiamento competitivo perché mentre l'animale riesce a stanziarsi in determinate zone e adattarsi a quelle zone e fuori da quelle zone difficilmente riesce a sopravvivere, l'uomo invece deve adattarsi a più ambienti e adattandosi a più ambienti ha sviluppato un concetto sociale altamente competitivo, più competitivo di quello del mondo animale. Perché? Perché l'uomo, anch'egli, ha sviluppato un concetto di sopravvivenza che però è legato alla collettività. Che, anche nell'ambiente animale, nella coscienza primordiale dell'ambiente animale, noi vediamo dei gruppi collettivi, dei gruppi di animali, dei gruppi che sono organizzati in un determinato modo e solo con quel tipo di organizzazione si può sopravvivere a determinate condizioni ambientali. L'uomo si è trovato nella stessa identica condizione dell'animale, solo che essendo più adattabile a diversi ambienti, ha moltiplicato anche a livello di emisfero cerebrale la sua competizione con l'ambiente per poter trovare una sua situazione ideale. Quindi l'uomo si è trovato a sopravvivere esattamente come sopravvive l'animale. Cosa intendo io invece per vita? Per vita intendo qualcosa che va al di là della dualità della sopravvivenza in cui si vede soltanto l'adattamento ambientale e l'atteggiamento competitivo. L'uomo è dotato anche di altre caratteristiche che possono fare in modo che la sua esistenza, il suo esistere all'interno di un sistema duale e fortemente competitivo possa essere da stimolo creativo affinché si possa modificare l'ambiente stesso, ciò che non può fare l'animale. Quindi l'uomo può modificare le sue condizioni, mentre l'animale può solo adattarsi. Cosa succede? Succede che però in determinati contesti sociali vediamo che l'uomo si collettivizza così tanto da perdere la sua individualità. E quando si collettivizza, cioè quando si costituisce per gruppi, tende a sopravvivere. Il concetto di individuazione fa parte di un processo umano che distacca dalla dualità, ha una visione integrata dell'insieme, della sua esistenza, e una visione che lo porta a vedere qualcosa di non competitivo, anzi di vedere tutta la natura e tutti gli elementi del creato come sue creature e quindi collaborative al suo stesso concetto di esistenza. Se si sopravvive, l'ambiente si subirà, se si vive, l'ambiente si creerà in base alle proprie necessità. Ciao, arrivederci al prossimo post!